Ciao. Tutto bene? Insomma. Toste. Come ti chiami? Sono Amedeo Abbate. Ok, e da dove vieni? Da Milano. Sei molto triste di venire da Milano? No. Come mai sei qui questa sera? Stasera vorrei darvi un consiglio molto importante. Ascoltate bene. Bene, ti ascoltiamo. Niente, era questo il consiglio. Ah, ok. Ascoltate, giusto? Sì. Soffro di disturbo della quiete pubblica e anche disturbo di personalità multiple. Praticamente mi disturbo da solo. Sono come un camaleonte in una busta di M&M's. Se ti va bene. Sono una persona concisa. L'altro giorno ho comprato un pesciolino. E l'ho chiamato. Come lo scrivi? Avevo la ragazza. Sì, però l'ho lasciata. Tu l'hai lasciata. Sì, l'ho lasciata. E con ragione anche. Era gelosa, gelosissima. Mi perseguitava, stava sempre con me. Nella foto del passaporto c'è anche lei. La solitudine mi ha creato tanti problemi e per risolverli vado dallo psicologo. Ci vado da tanto tempo. Quando abbiamo cominciato era il mio pediatra. Quando vado allo psicologo, poi esco e comincio a pensare. Mi faccio domande importanti. Ogni quanto dobbiamo lavare un pigiama. Cosa succede se una donna prende il Viagra? Vola. Ma soprattutto, perché dalla caffettiera da tre escono due tazzine? Ho finito. Amedeo, tu sei un comico molto 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 bravo e ti faccio i miei grandissimi complimenti. Hai un tempo comico pazzesco, hai un'eleganza nella scrittura incredibile, sai sempre quello che stai facendo e questo, mi ripeterò, fa di te un comico molto molto bravo. Grazie. Sei molto divertito, sei molto potente, divertente. Tu mi sei molto, molto, molto piaciuto. Grazie, Mara. Ti fanno piacere tutti questi complimenti o ti creano solo pensieri in più? Gio? La più bella risposta che potevi darmi. Franco? Mara? Fede? Fantastico. Quattro sì, Amedeo. Grazie. Complimenti. Grazie.
Figo! Figo! Comunque, a Got Talent arrivano sempre i comici più bravi, che non so da dove essere.